considero estremamente disonesto non avvertirci che aprivano la pensione solo adesso. Beh, sa, c'è un principio per ogni cosa. La prima colazione era ottima stamattina. Caffè perfetto, uova strapazzate e marmellata d'arance fatta in casa. E servita con garbo anche. La signora fa tutto da sé. Dilettanti. Dovrebbe esserci un personale adeguato. Anche il pranzo era ottimo. Carne in scatola. Sì, ma camuffata in modo egregio. E c'era del vino rosso dentro. E per stasera la signora ci ha promesso un pasticcio di carne. Questo camino non fa abbastanza caldo. Mi farò sentire in merito. Anche i letti sono molto comodi. Perlomeno il mio lo è. Spero anche il suo. Sì, accettabile. Non capisco perché abbiano dato la camera migliore a quel giovanotto così strano. Beh, è arrivato prima di noi. Sai com'è? Chi tardi arriva. Dall'annuncio sul giornale mi ero fatta un'idea molto diversa di questo posto. Una comoda sala di scrittura e in genere un ambiente più vasto, con serate di bridge e altri piacevoli passatempi. Insomma, un paradiso per vecchie befane. Prego. Sì, e capisco perfettamente quello che intende dire. No, credo proprio che non resterò qui molto. Lo penso anch'io. Proprio strano quel giovanotto, veramente bizzarro, uno squilibrato probabilmente. Che sia evaso da un manicomio. Non mi meraviglierei affatto. Jeans? Sì? Puoi venire a spalare ancora la neve dalla porta posteriore? Vengo. Vengo a darle una mano, posso? Ottima, certo. Ginnastica, io ho bisogno di fare ginnastica. Oh, mi scusi. Ma si immagini. Ma dico io, che ragazza impossibile. Non ha proprio idea dei lavori di casa, attraversare il salone con un secchio. Ma non c'è una scala di antincendio? Oh sì, c'è una bellissima scala, ottima in caso di incendio. E allora perché non la usa? Comunque le faccende vanno fatte prima di colazione. Ma a quanto ho capito la signora deve anche cucinare. Tutto improvvisato, tutto dilettantesco. Ci vorrebbe un personale adeguato. Non è facile trovarlo al giorno d'oggi, non le pare? No, effettivamente no. Le classi inferiori non si rendono conto delle loro responsabilità. Guarda un po', queste classi inferiori sono diventate intrattabili, non vogliono più fare da zerbino. A quanto vedo lei è socialista. No, non direi, non sono rossa, tutta più un rosa pallido. E poi io non mi occupo di politica, vivo all'estero. Immagino che all'estero la vita sia molto più facile. Oh sì, certo, non devo né cucinare né fare le pulizie come gran parte delle inglesi, a quanto ho capito. Questo paese sta andando a rotoli, non è più quello di una volta. L'anno scorso ho dovuto vendere la mia casa perché tutto era diventato troppo difficile. Gli alberghi e le pensioni sono molto più comode. Certo, risolvono parecchi problemi. Lei rimane in Inghilterra per molto? Ma dipende, mi devo occupare di una faccenda, appena avrò concluso ripartirò. Per dove? Per la Francia? No. Per l'Italia? No. Che baccano! Mi dispiace abbassare un po'. Devo scrivere delle lettere e la radio mi fa perdere il filo. Davvero? Se non c'è niente che tiene particolarmente ad ascoltare. È il mio brano preferito. Qui là c'è un'altra scrivania. Lo so, ma qui fa più caldo. Molto più caldo, sono d'accordo. Dovunque io vada, quella femmina immonda riesce a scovarmi. E poi mi guarda con odio, positivamente con odio. Abbassa un po'. L'ho spento, va bene lo stesso? Sì, è servita allo scopo. E cioè? Tatti!
fantastica, ragazzo. Ah, intende lei? Si era presa la poltrona più comoda, adesso ci sto io. L'ha fatta scappare. Sono contento, contentissimo, sa? Non mi piace per niente. Pensiamo a tutte quelle cose che possiamo fare per darle noia. Vorrei tanto che si levasse da qui. Con questo tempo? Neanche a pensarci. Ma quando la neve si scioglierà... Quando la neve si scioglierà, chissà quante cose saranno successe. Eh sì, è vero. La neve è piuttosto simpatica, così pura, così piena di pace. Fa dimenticare tante cose. A me non fa dimenticare niente. Con che passione lo dici? Pensavo. Che tipo di pensieri? Al ghiaccio nella brocca, in camera da letto, ai geloni aperti e sanguinanti, a una coperta, una sola coperta, leggera e sbrindellata, e a un bambino che piange di freddo e di paura. Mia cara, lei è lugubre, decisamente lugubre. Che cos'è, un romanzo? Sono una scrittrice, non lo sapevi? Ah, davvero? Spiacente di deluderti. No. Pronto? Sì, qui è pensione Castello del Frate. No, il signor Ralston non può venire al telefono al momento, ma può dire a me. Io sono la moglie. Cosa? La polizia. Oh, sì, sì, capitano Ogben, ma vede, è che siamo completamente bloccati. Tutte le strade sono bloccate per via della neve, non vedo come sia possibile... Pronto? Sì, ma come pensa di... Pronto? Pronto? Molly, sai dov'è un altro badile? Ziz? Ha telefonato la polizia. Guai con la legge... Avete servito liquori senza licenza? Dice che mandano un ispettore, un sergente o qualcosa del genere. Ma non arriverà nessuno. È quello che ho detto anch'io, ma loro sembravano molto sicuri del contrario. Neanche una jeep arriverebbe qui oggi. E poi, che cos'è successo? È quello che ho provato a chiedergli, però non hanno voluto dirmelo. Mi hanno detto solamente di ascoltare con molta attenzione un certo sergente... Trotter, sì, mi pare che si chiamasse così. E di convincere mio marito a seguire ogni sua istruzione per filo e per segno. Ma non ti sembra strano? Ma che diavolo abbiamo combinato? Oh, non sarà mica per quelle calze di nylon di Gibilterra. L'abbonamento della radio, l'abbiamo pagato, vero? Sì, l'ha ricevuta in cucina sulla credenza. Aspetta, aspetta, aspetta. Io per poco, l'altro giorno, non ho avuto un incidente. Però la colpa era dell'altra vettura, quindi... Oddio, qualcosa dovremmo aver fatto. Sarà senz'altro colpa della pensione. Avremmo disobbedito a qualche regolamento del cavolo. Guarda, di questi tempi è inevitabile. Vorrei non averla mai aperta, questa pensione. Rimarremo bloccati per settimane per via della neve e finiremo tutta la scorta di scatolette. Poi sono tutti così di cattivo umore. Su, su. Tranquilla, tesoro. Va tutto liscio come l'olio. Pensa, io ho riempito i secchi di carbone, ho portato in casa la legna, ho dato da mangiare alle galline e tra un po' caricherò di nuovo la cucina. Certo, certo però, deve essere qualcosa di veramente grave se fanno venire fino a qui, con la neve, un sergente. Eh sì. Ah, eccola qua, signor Ralston. Lo sa che i caloriferi della biblioteca sono letteralmente gelati? Siamo un po' a colto di legna. Vi pago 7 sterline la settimana, 7 sterline, e non voglio morire assiderata. Vado a caricare la caldaia, con permesso. Signora Ralston, sì? Se permette l'osservazione, ha accettato come pensionante un giovanotto molto strano. I suoi modi, le sue cravatte, e non si pettina mai. È un giovane architetto molto geniale. Prego. Christopher Wren è un architetto. Mia cara ragazza, so benissimo chi era Sir Christopher Wren. Ha costruito la cattedrale di St. Paul.
Voi giovani credete di avere il monopolio della cultura. No, ma io parlavo di questo Wren. Anche lui fa di nome Christopher. I suoi l'hanno chiamato così nella speranza che diventasse un architetto. E lui lo è diventato, o lo sta diventando, e insomma tutto è finito bene. Mi pare una storia poco chiara. E credo che farebbe bene a fare delle indagini sul suo conto. Che ne sa di lui? Esattamente quello che so di lei, signora Boyle. Cioè che tutte e due pagate 7 sterline alla settimana. È tutto quello che devo sapere, tutto quello che mi deve interessare. Non è importante se i miei ospiti mi piacciono oppure non mi piacciono. Lei è giovane e inesperta e dovrebbe essere contenta di ricevere dei consigli da una persona che ne sa più di lei. E di quello straniero cosa mi dice? Già, che cosa le dico? Non lo aspettavate, vero? Respingere un ospite in regola è contro la legge. Lei dovrebbe saperlo, signora Boyle. Perché dice questo? Lei non era un magistrato del tribunale? Io dicevo soltanto che questo signor Paravicini, o come diavolo si chiama, mi sembra un tipo piuttosto... una persona... Faccia attenzione, gentile signora. Lei parla del lupo ed eccolo in favola. Non l'avevo sentita entrare. Ah, ma io entro sempre sulla punta dei miei piedi, così. Nessuno mi sente mai se io non voglio, e questo trovo molto divertente. Davvero? Una volta c'era una giovane signorina... Devo finire delle lettere, vado a vedere se in salotto fa un po' più caldo. La mia affascinante ospite mi appare un po' scossa. Cosa c'è, mia piccola signora? Oggi è tutto complicato. È colpa della neve. Oh, oui, la neige. La neve rende le cose difficili, vero? O forse le rende facili, molto facilissime. Ma non so cosa intenda. No, infatti, c'è una vasta quantità di cose che lei non sa. Io credo, per dirne una, che lei non sa molto di come si fa andare avanti una pensione. No, è vero. Però io e Giles ce la metteremo tutta. Bravi, bravi. Vede, io non sono una cuoca da buttar via. Ma lei è una cuoca deliziosa. Posso dirle una piccola parola di consiglio, mia gentile signora? Avete delle referenze di questi ospiti che vi siete accettati? No, ma si usa sempre. Io pensavo che la gente arrivasse e stop. Oh, è sempre bene sapere qualche piccola cosa delle persone che dormono sotto il suo tetto. Prendami, per esempio. Io comparisco dicendo che la mia automobile si è capottata in un banco di neve. Ma cosa sa lei di me? Niente assoluto. Potrei essere un ladro, un rapinatore, uno ricercato dalla polizia, un assassino forse. Quanto poi alla signora Boyle... Il silenzio è una ghiacciaia, non ci si può stare. Le mie lettere le finirò qui. Permetta che io attizzo il fuoco per lei, signora. Signora Raston, scusi, è qui in giro suo marito. Temo che le condutture dell'acqua dello stanzino a piano terreno siano gelate. Oddio, che giornata! Prima la polizia e ora lo stanzino. Polizia? La polizia ha detto? Sì, hanno chiamato poco fa. Hanno detto che mandano un sergente, ma non credo proprio che arriverà. Che legna schifosa! Più della metà sono sassi, con tutto quello che ce lo fanno pagare poi. Ma che è successo? Pare che stia per arrivare la polizia. Ma perché? Ma non c'è da preoccuparsi, non arriverà nessuno, tutte le strade sono bloccate, non può passare nessuno. Signor Paravicini, mi faccia posare questa legna. Prego. Mi perdoni, eh? Oh, prego, prego, si accomodi. Prego, prego. Avanti, avanti. Lei è il signor Raston? Sì, sì. Sergente Trotter, della polizia di Berkshire, sì. Squadra investigativa. Se non era per questo vispo ragazzino... come ti chiami? Harry, mi chiamo Harry. È già la terza volta che glielo ripeto. Appunto, se non era per Harry che mi ha condotto fin qua... Il signor Morris mi ha detto: sii gentile con questo signore. È un poliziotto. Accompagnalo fino al,
fino alla pensione e ti darà una bella mancia. Vero, signor poliziotto, e meriti una bella mancia. Dunque, signor Rasson, dove potrei depositare le mie ciaspole? Da questa parte c'è lo scantinato. Venga, venga, mi segua. Bene, grazie. Oggigiorno paghiamo la polizia per questo, immagino, perché si diverta con gli sport invernali. Perché ha chiamato la polizia, signora Raston? Io non ho chiamato nessuno. Chi è quell'uomo? Da dove è venuto? È passato ciaspolando davanti alle finestre del salotto, tutto pieno di neve e atrocemente festoso. Può anche non crederci, ma quell'individuo è un poliziotto che ciaspola. Scusi, signora Raston, potrei telefonare? Oh, prego, maggiore, faccia pure. È così carino, non vi pare? Io li trovo così carini, poliziotti. È tonto, si vede a occhio nudo. Pronto, pronto. Signora, il telefono non funziona, non si sente niente. Ma se mezz'ora fa andava bene. Saranno caduti i fili. Probabilmente per il peso della neve. Così siamo isolati? Completamente isolati? Sì. È buffo, no? No? Non ci trovo niente da ridere. Proprio no. No, è un mio scherzo privato. Shh! Il segugio ritorna. Questo è il sergente Trotter. Buonasera a tutti. Lei non può essere sergente, è troppo giovane. Sono meno giovane di quel che sembro, sa signora. Dunque, signor Ralston, veniamo a noi. Lei è la signora Ralston? Sì. Sì, se vuole parlarci in privato, andiamo in biblioteca. No, 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 anzi, se siamo tutti qua impiegheremo meno tempo. Posso sedermi? Ci dica, sergente, che cosa abbiamo fatto? Fatto? Oh, ma no, no, non avete fatto nulla. Si tratta di una cosa ben diversa. Si tratta di protezione della polizia. Non so se mi spiego. Protezione della polizia? Sì, in relazione alla morte della signora Maureen Lyon, Carver Street 24 a Londra, assassinata ieri 15 corrente mese. Forse avrete sentito o letto qualcosa al riguardo. Ne parlava la radio. La donna strangolata. Precisamente. Intanto vorrei sapere se voi conoscevate la signora Maureen Lyon. No, assolutamente. Forse non la conoscevate come Lyon? Non era il suo vero nome. Era una pregiudicata. Siamo risaliti alla sua vera identità grazie alle impronte che avevamo in archivio. Il suo vero nome era Maureen Stanning. Suo marito John Stanning era un agricoltore. I due abitavano a pochi chilometri da qua, alla fattoria del Montelungo. La fattoria del Montelungo? Ma non è dove quei bambini... Precisamente, il caso del Montelungo. Tre bambini... Esatto, signorina, tre bambini, i Carrigan, due maschietti e una femminuccia, bisognosi di cure ed attenzioni, e per questo affidati al tribunale, il quale a sua volta gli ha trovato una nuova famiglia, gli Stanning, appunto. Poco tempo dopo, uno dei due bambini, il più piccolo, venne trovato morto per maltrattamenti, percosse e malnutrizione. Fu un caso molto eclatante a suo tempo. È stato orribile. I coniugi Stanning furono condannati a qualche anno di reclusione. L'uomo è morto in carcere. La donna, beh, scontata la pena, è tornata in libertà. Fino a ieri, quando è stata trovata morta in Calver Street. Strangolamento. E chi l'ha uccisa? Ci stavo appunto arrivando. Sul luogo del delitto è stato trovato un taccuino. E su questo taccuino c'erano due indirizzi. Uno era appunto Calver Street e l'altro era Castello del Frate. Che cosa? Proprio così. È per questo che il capitano Hope ha deciso di inviarmi. Per vedere se c'era un legame tra questa casa o uno dei suoi abitanti e la fattoria del Montelungo. Ma non c'è nessun legame, deve trattarsi di una coincidenza. No, no, per il capitano Hope non si tratta di una coincidenza. Sarebbe venuto lui stesso, ma date le condizioni del tempo e il fatto che io so ciaspolare. Ha mandato me per raccogliere tutti gli indizi possibili, farmi il mio rapporto per telefono e prendere tutte le precauzioni del caso per la sicurezza dei presenti. Ma quale sicurezza? Non crederà mica che qui ci possa essere un delitto. Non vorrei spaventare le signore, ma pensiamo che ci potrebbe essere. Ma perché? È per quello che sono venuto qui. Oh, questo mi sembra veramente assurdo. Non è assurdo, è pericoloso. Che scempiaggini. A me sembra tirata per i capelli. Per me è una meraviglia. C'è qualcosa che non ci ha detto, sergente? Sì, signora. Sul taccuino, oltre ai due indirizzi, c'era anche una scritta. Tre topolini ciechi. E sul cadavere è stato trovato un biglietto con scritto questo è il primo. E le note musicali di una famosa cantilena infantile. Tre topolini ciechi, appunto, che forse lei conoscerà. Ciechi, poverini.
topini, tutti e tre. Tre topini in trappola, ohimè. Oh, ma è orribile. Dunque, c'erano tre bambini. Uno è stato ucciso. E degli altri due? Beh, la ragazza è stata adottata. Non siamo ancora riusciti a rintracciarla. Mentre il maggiore oggi dovrebbe avere circa 25 anni. Di lui si sono perse completamente le tracce. Ha disertato pure il servizio militare. Per i medici dell'esercito era completamente schizofrenico. Ci ha un po' picchiato in testa. E pensano che sia stato lui a uccidere la signora Lyon? Precisamente. Cioè, voglio dire, Stalin. Certo, sì. E che verrà qui a uccidere qualcuno. Ma perché? Ah, questo è una cosa molto... Questo ve lo farò scoprire più tardi. Signor Rastov, lei afferma che non aveva mai conosciuto la signora Maureen Stenning. No, assolutamente no. E lei, signora? Io non... No, nessun contatto. E i domestici? Beh, non abbiamo domestici. Oh. E a proposito di questo, dovrei andare in cucina, ho molto da fare. Mi troverà lì, se ha bisogno di me, va bene? Prego, vada pure. Grazie. Intanto vorrei avere il nome di tutti i presenti. Tutto questo è ridicolo. Noi siamo semplicemente ospiti di questa specie di albergo. Siamo arrivati soltanto ieri e non abbiamo niente a che fare con il paese. Voi avete stabilito in anticipo di venire qua. Avete prenotato prima le camere. Beh, sì, tutti, quasi, tranne il signor Paravicini. La mia automobile si è capottata in un banco di neve. Quello che voglio farle capire è che se eravate spiati, qualcuno può avervi seguito fin qua. E c'è un'altra cosa che voglio sapere, e la voglio sapere subito. Chi di voi ha avuto un ruolo anche minimo nella vicenda del Monte Lugo? Gente, questa è una faccenda seria. Qualcuno di voi è in pericolo di vita. E voglio sapere chi è. E va bene, ve lo domanderò ad uno, iniziando proprio da lei, visto che è capitato qui più o meno per caso. Paravicini, mio caro ispettore, io non so nientissimo di quello che lei discorreva. Io non so niente dei vostri affari caserecci del tempo che fu. E lei, signora? Boyle, non vedo proprio... Sul serio, considero un'impertinenza. Perché proprio io dovrei aver avuto a che fare con una faccenda così incresciosa? E lei, signorina? Caswell, Leslie Caswell, non ho mai sentito parlare della fattoria di Montelungo e non so niente. E lei, signor? Maggiore Metcalf. Ho seguito il caso sui giornali a suo tempo. Allora prestavo servizio a Edimburgo. Non ho informazioni di prima mano. E lei? Era un marmocchio quando è successo. Non ricordo neanche di averne sentito parlare. È tutto qua. Questo è tutto quello che avete da dirmi? E va bene. Se qualcuno di voi verrà assassinato, se la sarà voluto. Signor Rastov, prego, vorrei visitare la casa. Certamente. Di qua? Prego, certo. Carissimi, che melodramma! Molto piacente il seguito, vero? Io ammiro tanto i poliziotti e anche i militari, così austeri e tutti di un pezzo. Questa faccenda è troppo eccitante, tre topolini ciechi. Come fa il motivo? Ma dico, signor Fred! Ma non le piace? Ma è la sigla dell'assassino. Pensi che brivido deve dargli. Fanfaluche, roba da romanzo. Non credo a una parola di tutta questa storia. Aspetti, signora Boyle. Quando io giungerò silenziosa alle sue spalle, sentirà le mie mani stringere la gola. La finisca! Basta così, Christopher. È uno scherzo di cattivo gusto. Anzi, non è neppure uno scherzo. Oh, sì che lo è. Proprio uno scherzo. Lo scherzo di un folle. E questo che lo rende così deliziosamente macabro. Se vedeste le vostre facce. Un giovanotto spaventosamente maleducato e nevrotico. Dov'è Giles?
È andato? A fare da cicerone al nostro poliziotto. Il suo amico, l'architetto, si è comportato come un mentecato. Al giorno d'oggi i giovani sono tutti un fascio di nervi, ma penso che maturando cambierà. Io non ho pazienza con la gente che la fa lunga sui suoi nervi. Io non ho nervi. No? È una fortuna per lei, signora Boyle. Che cosa intende? Io penso che a quel tempo lei fosse un magistrato del tribunale. Per l'esattezza è stata lei a mandare quei tre bambini al Montelungo. Come si permette? Io non posso essere ritenuta responsabile. I signori Stanning sembravano molto, avevano un'aria molto per bene e sembravano ansiosi di prendere i bambini. Era sembrata la soluzione ideale. Latte, uova e vita sana all'aria aperta. Sì, e pugni e calci e fame. E una coppia di esseri malvagi, marci fino all'osso. E come facevo a saperlo? Parlavano bene, erano educati. Allora avevo ragione, era proprio lei. Una cerca di fare il suo dovere verso il paese e cosa ci guadagna? Insulti! Lei deve scusarmi, ma io trovo questo spassosissimo. Mi diverto grandemente. Quell'uomo non mi è mai piaciuto, fin dal primo momento. Da dove veniva ieri sera? Non lo so. Ha tutta l'area di un trafficone parolaio e si trucca per giunta. Cipri e rossetto, si sgustoso. Però salta qua e là come un giovanotto. E poi ha una voce strana, sembra quasi artefatta. Qui fra poco ci vorrà dell'altra legna, vado a prenderla. Dove avrò lasciato l'altra penna? Che canzoncina orribile. Perché non le piace? Forse le ricorda un'infanzia infelice. Sono stata molto felice da bambina. Ha avuto fortuna. Lei non lo è stata. No. Mi dispiace. Ma è stato molto tempo fa, certe cose si superano. Credo di sì. O forse no, chi può saperlo? Dicono che ciò che ci succede da bambini conta di più di tutto il resto. Dicono, chi lo dice? E gli psicologi? Tutte chiacchiere, io non sopporto gli psicologi. Io non ho avuto molto a che farci. Meglio per lei. Tutto fumo negli occhi. La vita è come ce la costruiamo noi, dobbiamo andare dritti col proprio naso senza mai voltarsi indietro. A volte però non se ne può fare a meno. Dipende. È tutta questione di forza di volontà. Forse sì. O forse no. Io lo so. Beh, può darsi che abbia ragione, però a volte succedono delle cose che ci costringono a ricordare. Non ceda a volte le spalle al passato. Ma è la via giusta, me lo domando. Forse dovremmo affrontarlo. Dipende di che cosa parla. Certe volte non lo so neanch'io di cosa parlo. Niente del passato può toccarmi se io non voglio. Bene. Di sopra mi sembra tutto in ordine. E questo cos'è, il salotto? Sì. Le dispiace chiudere la porta? Questa casa è piena di spifferi. Signora, devo farmi un'idea ben precisa della planimetria della casa. Tesoro, tutto a posto. Bene. Anche qua sotto mi sembra che non ci sia niente di sospetto. Adesso posso fare il mio rapporto al capitano Hover. Ma non può telefonare, non c'è linea. Cosa? E da quando? Mezz'ora fa il maggiore Metcalf ha provato a chiamare, proprio dopo il suo arrivo. Ma lei prima ha parlato col capitano al telefono? Sì, però vede, è probabile che siano caduti i cavi per via della neve. Almeno che non siano stati tagliati. Tagliati? Tagliati? E chi può essere stato? Signor Rostov,
Che cosa sa lei delle persone che ha accolto nella sua pensione? Io, cioè, noi. Per la verità niente. Appunto. Ma se quel pazzoide vuole venire qui e ucciderci tutti? Beh, per il momento non può farlo, no? Per via della neve, finché non si scioglie non può venire qui. Almeno che non sia già qua. Già qua? Certo, pensateci bene, l'omicidio è stato commesso ieri sera. Le persone sono arrivate 2 ore dopo l'omicidio. Hanno avuto tutto il tempo di viaggiare comodi. Ma tutti, tranne il signor Parravicini, avevano prenotato in anticipo. E c'entra, anche i delitti sono stati premeditati prima. Avete una descrizione di quell'uomo? Sì, signor Ralston. Corporatura indefinita, cappotto scuro, cappello floscio. Una sciarpa le avvolgeva il volto, parlava bisbigliando. La noto che ci sono 3 cappotti scuri, ed uno è il suo, vero, signor Ralston? Sì. E ci sono 3 cappelli flosci. Non riesco a convincermi. Quello che mi preoccupa è il cavo del telefono. Se è stato tagliato... Devo proprio andare a preparare la cottura. C'è una derivazione, signor Ralston? Che cosa? Gli ho chiesto se c'è una derivazione. Sì, mi scusi, al piano di sopra. E può andare a controllare, per favore? Ma sì, certo. Grazie. È tra i fenomeni più studiati dagli specialisti negli ultimi anni, con indagini che investono tutte le specie di animali più complesse. Ma per capire quella che definirei la meccanica della paura, bisogna studiarne l'effetto, soprattutto sulla mente umana. Immaginate, per esempio, di essere soli in una stanza. È quasi sera. Una porta si apre lentamente davanti a voi. Una sagoma appare sulla soglia, ma non riuscite a distinguerne il volto. La penombra della stanza acuisce il carattere spettrale dell'atmosfera. Ebbene, anche se foste la persona più sfrontata e coraggiosa del mondo, dubito che riuscireste a frenare quel tuffo al cuore che per un automatismo inesorabile coglie qualsiasi essere umano quando viene a trovarsi in una situazione analoga. Perché ho spento la luce?